Continueremo a parlare di libri anche nel prossimo collegamento. Vedo il professor Il Liceto già pronto, però ecco, in attesa vediamo soltanto qualche altro scatto. Ecco, pregherei la regia di condividere qualche altro scatto nel frattempo che il prof raggiunge un posticino tranquillo dove poter dialogare qualche minuto con noi. Questo è il buongiorno da Maria Rosaria di Oristano che ci ha inviato questo scatto di due radio, mi pare di vedere una sull'altra. Grazie Maria Rosaria. Andiamo avanti perché vedo tante altre radio. Questa è davvero molto bella e molto antica, deve essere. Vediamo cosa ci dice la didascalia. Leggo che ce la invia Tiziana da Tolentino. Buongiorno, attraverso la mia radio vorrei gridare una preghiera al caro Padre Pio come protezione al periodo di prova nella sua vita. Tiziano, un grande e forte abbraccio da tutti noi e grazie per averci scritto. C'era un altro scatto che vedo qui, c'è una radio sotto l'immagine proprio di Padre Pio, ce la invia da Biella Ombretta. Vediamo se lo riusciamo a recuperare, era lo scatto precedente ai due che abbiamo visto. Se non riusciamo, poco male, sicuramente possiamo recuperare lo scatto di Ombretta più tardi. Bene, andiamo a vedere se il professore Liceto è pronto per il nostro secondo collegamento. Prof, ci sei? Pronto? Lo abbiamo visto mentre ecco, ritorna, eccolo lì. Buongiorno, prof, ben trovato. Buongiorno, sto in aperta campagna sotto un olivo Ah, che bello, ah, che perché bello. sto andando ad Andria a fare un incontro ai ragazzi della Caritas. Sempre dinamico e operativo, il professor Il Liceto, una grande risorsa per il nostro territorio. Grazie, prof. Oggi, il giovedì, solitamente Grazie parliamo di libri a Just Today e ci faceva piacere ritornare su la tua più recente, la tua nuova opera dedicata alla figura di San Francesco. Prego la regia di condividerci la copertina. So che ci sei con Francesco d'Assisi per ricominciare a credere. Quando avevamo smesso di credere, prof? Beh, Francesco è una storia che è molto attuale, soprattutto a livello dei giovani, perché Francesco da giovane non aveva ancora incontrato Dio, sappiamo, e aveva fatto altre scelte più mondane, più edonistiche, legate più a diremmo oggi, allo sballo, al divertimento. Poi a un certo punto il mondo gli crolla addosso, le sue certezze finiscono e si trova solo, abbandonato, sconfitto nel famoso carcere di Perugia, perché lui voleva fare l'eroe, il crociato, e lì sperimenta tutta la fragilità umana. Ed è lì che il Signore comincia a lavorare dentro la sua anima. E quindi quando torna ad Assisi si sente smarrito, spaesato. Ecco, l'analizzo tutte queste cose nel primo capitoletto. E qui Francesco cerca un'altra strada e soprattutto comincia ad ascoltare il suo cuore, il proprio cuore. Come dice il Salmo, il cuore ci dice cerca lui, cerca Dio. E lui non incontra Dio perché lui non lo cercava, è Dio che cerca lui e lo incontra. Come dico nel libro a Francesco, inciampa in Dio Ecco, e pregherei lì la regia di comincia farci appunto. vedere la copertina del libro, anche perché, prof, Sì. non ti vediamo proprio benissimo, quindi, però ti sentiamo molto bene. Ecco, adesso un po' meglio. Se Sì. possiamo vedere la Dicevo. copertina mentre il prof continua il suo racconto, ringrazio la regia. Sì. Dicevo, poi la svolta comincia ad avere quando a San Damiano vede questo crocifisso abbandonato e quasi si identifica perché un crocifisso in una chiesa diroccata, abbandonata, come dire, ecco, è lui come sfasato. E poi lì ricomincia il percorso e soprattutto poi scopre la bellezza di un Dio che lo ama all'infinito. E quindi da lì. Ecco, è passato un camion, sto in aperta campagna. Da lì poi
comincia a leggere il Vangelo e scopre la famosa frase che gli cambierà vita: se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto, poi vieni e seguimi. E quando Gesù dice: perché accumulate ricchezze? Guardate gli uccelli del cielo, e lui comincia a scoprire le creature, la bellezza del creato, la bellezza di ogni essere vivente. Qui si sente tutt'uno, scopre la semplicità, scopre la libertà e quindi abbandona tutto. Il padre gli dice che la ricchezza non è il denaro, o il successo, gli onori, o vincere le guerre, ma è seguire il proprio cuore che ha sete dell'assoluto. E quindi si spoglie di tutto, bello questo gesto della spogliazione, si denuda di tutto, ma perché si sente ricco dentro. E quindi lui vive la povertà non come privazione, ma come liberazione. Ecco, prof, stiamo celebrando gli 800 centenari francescani. 800 anni, non sono davvero pochi, però il messaggio, l'esempio di Francesco è ancora estremamente attuale. Come mai? Ma perché Francesco è ciascuno di noi. Io questa è la lettura che ho fatto. Ho visto in Francesco la storia di un adolescente, la storia di un giovane, la storia di un adulto deluso, sconfitto, perché Francesco è rimasto deluso dalle promesse del mondo, la guerra, le crociate, la ricchezza, il successo, i piaceri facili. E lui ha capito che non è questo il senso, tutto che non riempie il cuore dell'uomo. L'uomo è fatto per Dio. Ieri abbiamo celebrato la festa di Sant'Agostino, che ha detto: Signore, tu ci hai fatti per te e noi non troveremo pace fin quando non troveremo te. Ecco perché lui poi va in giro e comincia a dire agli altri, quel famoso slogan, saluto, pace e bene. Cioè, la pace è quando l'uomo trova due cose: Dio e se stesso. Ecco, Francesco aveva ritrovato se stesso perché si era perso, si era smarrito, era prigioniero. E la libertà è il più grande dono che Dio ci ha fatto. E quando un uomo trova se stesso e Dio, trova la propria libertà e non l'abbandona più. E poi l'altro grande episodio che racconto nel terzo capitoletto: Francesco ha abbracciato il crocifisso, ma adesso deve abbracciare i crocifissi della storia, gli ultimi, gli abbandonati, gli emarginati, coloro nei quali Gesù si è identificato, e quindi incontra il lebbroso. E Francesco aveva un po' di ribrezzo, però lo abbraccia perché capisce che quello è Cristo. Cristo non è un legno, un pezzo di legno, una statua, no, non è quello, è un modo nostro di rappresentarci. Cristo abita nel volto degli ultimi, perché lui si è fatto ultimo, lui si è spogliato, e quindi fa un'altra scoperta ancora più bella. E poi l'altra dinamica con Chiara, questa capacità di condividere, anche di apprezzare il mondo femminile. Francesco rilancia la femminilità di Chiara, e Chiara, col suo carisma di donna, che porta un certo rinnovamento. Non dimentichiamo che Francesco è stato chiamato, Francesco e Chiara, per rinnovare una chiesa che aveva preso tutt'altra strada. Quindi l'attualità di Francesco è grande. Il problema è che noi cristiani non sempre lo sappiamo presentare. Ecco, 800 anni significa questo. Cosa può dire oggi Francesco ai giovani di oggi, che sono spesso, come dire, pagati da una falsa sazietà, oppure anche, come dire, manipolati? Non sono liberi e sono ingannati. È chiaro che poi i ragazzi vivono la noia, lo sballo, il vuoto interiore. Per molte poi si trasforma in un'esistenza ripetitiva, monotona, se non addirittura tragica. Ecco, Vero, Francesco vero, è vero, un prof. esempio di diversità. Grazie, grazie mille per le tue parole, sempre preziose. E sono davvero contento. Sono davvero contento Grazie stamattina di aver potuto suggerire questi due consigli per la lettura, quello del collegamento precedente e quello appunto che stiamo facendo con te, perché ecco, si tratta di letture sicuramente preziose che possono arricchire le nostre giornate. Prima di salutarti, di che cosa parlerai ai ragazzi che stai per incontrare tra qualche istante? Il tema è bello, forse ne parlerò pure a San Giovanni Rotondo nei prossimi mesi, nella cattedrale, perché il parroco già mi ha contattato. Noi ci stiamo preparando al giubileo. Tu sai che lo slogan, la chiave di lettura del giubileo è la speranza, pellegrini di speranza. Devo parlare ai giovani che cos'è la speranza oggi, in un mondo dove ci sono due guerre in corso, il futuro sembra essere più una minaccia che una promessa. Tutto è ripiegato sul presente. Aiutare i giovani a trovare la forza di guardare oltre, di guardare in avanti,
non tanto per scappare dal presente, ma guardare al futuro per impegnarsi e trasformare l'oggi, il presente. Grazie, prof. E tu sei sicuramente un bellissimo esempio in questo senso, per cui Grazie, troppo buono. speriamo di ritrovarti Grazie. presto. Buona giornata, buon incontro con Grazie, i giovani. buona giornata a tutti voi, grazie. E a Ciao, ciao. prestissimo. Il professor Michele Illiceto lo ritroviamo, ecco, il suo pensiero, tutta la sua esperienza, i suoi studi nella sua nuova opera So che ci sei, con Francesco d'Assisi, per ricominciare a credere. Bene, noi ora ci fermiamo ancora per qualche istante, poi ritroviamo Paola Russo per gli aggiornamenti sulle notizie del giorno, per cui non andate via, restate con noi, sono certo che ritroverò anche qualche altro vostro scatto.